Amici di Sempre Curiosa, oggi vi regalo una cartolina da Salerno e ve la regalo per dirvi una parola sola. Sigla! Sempre Curiosa, bentornati nel nostro nuovo appuntamento curiosissimo. Sì, perché Sempre Curiosa è il blog curioso che curiosa e si trasforma in un programma TV per andare a scovare le notizie più simpatiche, interessanti e curiose del web, della vita, della Liguria e del mondo anche. Oggi di curioso c'è il nostro studio ambulante, che di studio ha molto poco, però ci sono tanti amici con me. E quindi saluto subito i miei amici Luca Cevasco, ciao. Grazie per cavalleria, vedo che cominci dalle donne, ti ringrazio, ciao Giorgia. E Claudio Gambaro. Buonasera, allora ti posso chiedere subito una cosa, perché voi avete, cioè Sempre Curiosa ha degli studi meravigliosi, grandi, ampi, belli, tanti, però noi facciamo il programma da una discarica, perché ci piace così. Ci piace così per cambiare. E questi sono i nostri studi associati, insomma. Per carità. Non parlare dopo i produttori associati, anche gli studi associati. Cioè. Oggi veramente siamo in una collinetta, nel bel mezzo del nulla abbiamo trovato anche delle sedie e degli sgabelli. Quindi devo dire che è uno studio fatto e finito, degno della parola studio. No, tra l'altro facendo un programma da una discarica abbiamo tutti gli annessi e connessi, cioè 200 miliardi di mosche che, come diceva il grande saggio, non possono avere torto se amano qualcosa, quella cosa lì, e quindi noi abbiamo tanti, tanti compagni di viaggio oggi. Miliardi di mosche qui, tra l'altro solo addosso a me, non sì, so come infatti. Mai, mi amano. Gli accessori, bombolette spray, cateteri, abbiamo un po' di pneumatici, bello di però, tutto, sì, però bello, originale. E oggi peraltro è anche una puntata specialissima, quindi non potevamo far altro che trasformarla davvero in una cosa più che curiosa, perché oggi, amici cari che ci seguite da tanto tempo, è il primo compleanno di Sempre Curiosa. Auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Sempre Curiosa, tanti auguri a te. Eh sì, dai. Beh, quindi anche oggi avremo senz'altro dei contenuti, ma ci teniamo anche a, a togliere le mosche. Le mosche di dozzo. Vorremmo. Vuoi sapere qual è la capitale della Russia? Vabbè. Vi raccontiamo il resto dopo, intanto diamo la linea alla regia, che anche lei è piena di mosche. Thank you.
ho due compagni di viaggio scemi, posso usare la parola scemi oggi? Dovresti averli tutti i giorni, in mezzo ai container, è qua, vero. Radici. Vuoi dire anche due zuzzurelloni, se la parola non è troppo forte. Eh? È vero, ma torniamo nello studio singolare di Sempre Curiosa oggi. Maschile singolare. Sì, che ci porta a spasso in terreni poco fertili, devo dire. Strano peraltro che nessuno abbia calpestato questi terreni. Ci sei qua. Porta fortuna però, eh. Va bene. Ma oggi ti chiedo perché. Anche io me lo chiedo. Però vabbè. Why? Perché? Però oggi è una puntata, come dicevamo, davvero particolare e si vede, ma speciale anche perché davvero Sempre Curiosa compie un anno e quindi ci tenevamo a fare qualcosa di diverso dal solito. Scusa, ti faccio un piccolo appunto, facendolo in questa location, come di quello che parlano bene, sembra che sia stato un anno di meno male, dai. Ma si sa che porta fortuna, quindi. Esatto. Certo, ogni mostra porta fortuna. Anche ogni prodotto interno lordo porta fortuna. No. Quindi, va bene così. Ovviamente Claudio... È tutto vero, è ammazzata una in diretta. Vai, grande! Ma il regista non ha colto il... Fuori una. Però c'è il cadavere lì, guarda. È incredibile. Claudio Gambaro e Luca Cevasco sono anche loro parte di Sempre Curiosa, perché in questo anno ci hanno regalato momenti indimenticabili. Migliori di questi anche. Sì, in studio magari. Esattamente. Sì. E quindi insomma mi faceva piacere, no, farla insieme a voi questa puntata, ma non soltanto con voi. Fisicamente purtroppo non potevano esserci tutti gli amici che hanno partecipato e hanno fatto sì che Sempre Curiosa giungesse a un anno, ma nel corso della puntata qualcheduno di loro ci saluterà con un servizio, quindi sarà una puntata che vorrà raccogliere in qualche modo anche the best of. Sì, non solo the best of, ma un ringraziamento per tutti voi amici che in qualche modo ci avete aiutati a rendere Sempre Curiosa quello che è oggi, di cui io sono molto molto contenta e soddisfatta, e spero anche Brunino che è dietro la camera. Ciao Bruno! Anche perché senza Bruno Santoro questo programma non sarebbe possibile. Certo. Diciamolo! Poi questa puntata particolare, questo best of, verrà anche replicato più volte, a grande richiesta, come la puntata di... Okay, va bene. A grande richiesta. Va bene, abbiamo citato gli amici che hanno fatto parte di Sempre Curiosa e che continueranno a farne parte e che voi avete apprezzato da casa, ed è uno di loro che arriva adesso. Lei è Rossella Boccardo, la nostra amica dottoressa, esperta in bellezza. Conosciamo, sì. E in benessere, eccetera. Tu, Luca, pratichi questi posti dove si fanno massaggi? Adesso mi costringi... Cioè, guarda, scena ruga. Ceruleo. Tutto scorre, come diceva Verdone, sempre. Però devo dire che Rossella Boccardo in realtà si occupa di benessere e di bellezza, non di lampade, come nel tuo caso, però di massaggi, di oli essenziali, insomma sa un sacco di cose. Oggi per noi ci parla della pelle, ma soprattutto dell'abbronzatura, visto che torniamo dalla stagione, quella piena di sole, piena di vita, lei ci vuole ricordare e far sapere come si fa per mantenerla un pochino di più, visto che siamo sempre tutti un po' più belli con l'abbronzatura. Se riusciamo a mantenerla un po' di più, insomma, a parte la mia che è bianca, la come tua un è bella, è proprio bellissima. Non ce l'ho proprio. C'è Vasco rideva, mi aspettavo una battuta che non è arrivata, però. Si forse, sta trattenendo. Forse sta perdendo colpi, ragazzi. No, mi veniva in mente, sai, abbronzatura! L'intro di Giovanni, abbronzatura. Certo, certo. Rossella Boccardo. Yes. Buonasera a tutti e tanti tanti auguri a Sempre Curiosa, che oggi o comunque in questo periodo compie un anno direi importante. Quindi grazie a Gioia Brunino che mi hanno dato l'opportunità di far parte di questa famiglia, quindi un bacio grande a tutti. Torniamo a noi, quindi torniamo ai nostri consigli, questa volta consigli cosmetologici. Quindi cerchiamo di capire come mantenere l'abbronzatura il più a lungo possibile. Tre consigli. 1. Bere tanta acqua, idratare quindi la pelle sia dall'interno che dall'esterno con una buona crema idratante. 2. Poter utilizzare delle creme o delle polveri con del materiale iridescente che quindi rifletta la luce e faccia sembrare la pelle sicuramente più luminosa, e quindi anche l'abbronzatura sembra mantenersi il più a lungo possibile. Terzo suggerimento, quello di utilizzare dell'autoabbronzante insieme a della crema idratante.
mischiarli insieme e spargerli sulle parti che ancora teniamo scoperte, quindi come viso, collo, décolleté, braccia e qualcuno di noi anche gambe o comunque la parte bassa. In questo modo la pelle, le sostanze chimiche che reagiscono con la cheratina della nostra pelle facendola diventare più scura, la faranno diventare di un bel colorito dorato e quindi la bronzatura si manterrà un po' di più nel tempo. Spero di esservi stata utile come sempre, un bacio, a presto! Torniamo nello studio Nonsense di Sempre Curiosa di oggi, che devo dire ultimamente sta scegliendo location molto green, un aggettivo che spesso va di moda. Va di moda ultimamente, sì, fa tendenza. Si sente. Abbiamo anche la colonna sonora della nostra puntata oggi. Io ho portato il violinista dalla Scala di Milano, devono riprendere sì. Adesso la stagione su da Milano, il violinista. Andiamo un po' più piano che il regista sta camminando al contrario. Paco Sombreros, mio violinista della Scala di Milano. Senti, ma a proposito di musica, sì. Vabbè, non questa musica. Quella vera. Quell'altra. Tu sei reduce da un viaggio a Salerno. Ah, ma quindi devo fare, cioè, la persona seria adesso, io volevo... ok, sì, sono reduce. Se vuoi, Se no, possiamo anche raccontarlo in maniera più simpatica, se vuoi. Brillante! Brillante! La raccontiamo in maniera brillante. Allora, sì, io sono reduce da un contest, e qua c'è anche la pagina 777, per il mio... il linguaggio dei segni. Il chitarrista, un violinista. Sì, sono reduce da Salerno, come dicevo la settimana scorsa stavo partendo per Palco d'Autore, ora sono arrivato da Palco d'Autore. È stata una terza edizione davvero pregna di musica e di musicisti che hanno portato... Sei rimasto soddisfatto? Molto soddisfatto, tante contaminazioni, tanta musica d'autore. Tante belle sfumature, i colori della musica, che le bello. Sfaccettature della musica. E è stata davvero una bella edizione, sì, devo dire di sì. Non solo musica, perché tornando nel Nonsense, noi sappiamo che tu sei arrivato lì ed eri KO. Lì, cioè là? A Salerno, sei arrivato a Salerno con tutte le intenzioni, tipo, no, questa ve la devo raccontare. Allora, dopo la puntata della settimana scorsa, lui ci dice... Adesso in questi giorni devo stare a dieta, devo stare bravo con quello che mangio, perché tra due giorni devo indossare i pantaloni dello spettacolo, esatto. Della serata, che vorrei non mi stringessero, infatti. Indossarli più serenamente. Infatti diciamo. La prima sera non mi hanno stretto, poi qua i fritti. Perché tu sei arrivato le lì pizze. Prima ancora di presentare Palco d'Autore, prima cosa che ha fatto si è spaccato di fritti. Eh sì, la prima sera ci ho dato un po' dentro, in effetti mi sono dovuto togliere queste. Avevo voglia proprio della cucina salernitana e quindi in effetti... Quindi a Salerno tra musica e fritti. Sì, esatto. Però ci hai regalato anche delle bellissime cartoline, delle immagini del lungomare, insomma il mare è stupendo, colori bellissimi. Io ho mandato il mio resoconto, i miei movimenti quotidiani, insomma, per farvi capire che... Sì, perché è sempre curiosa, viaggia anche per vedere il territorio, per vedere le bellezze che ci sono intorno a noi. A questo punto noi vi ricordiamo che Sempre Curiosa torna fra pochissimo, perché adesso c'è un momento di pausa, ma non vi preoccupate e non scappate soprattutto, perché ci saranno tantissime altre curiosità e, visto che abbiamo usato questo termine, anche scemenze. Facciamo così. A noi ci piace. A fra poco. Yes!